Quasi 100 infermieri sospesi. L'UL Sottoberica, che sta già facendo i conti con l'aumento dei ricoveri e con la necessità di trovare nuovi spazi per i pazienti Covid, deve affrontare un'emergenza nell'emergenza. Sono numerosissimi i professionisti sanitari che sono stati sospesi per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Siamo a 97 sospensioni di personale del comparto. La situazione è critica, anche in virtù del fatto che il Covid sta rialzando la testa e quindi ci troviamo in una situazione a dover garantire anche l'apertura di servizi Covid aggiuntivi oltre ai reparti ordinari, e questo metterà a dura prova il sistema. La carenza di personale sta mettendo a dura prova i nosocomi del territorio. Tutte le operazioni che si possono mettere in atto dal punto di vista delle assunzioni sono state fatte a oggi. È chiaro che non saranno sufficienti, perché sul mercato del lavoro infermieri ce ne sono pochissimi e quindi non resta che la riduzione di attività ordinaria, come fossimo tornati in piena pandemia. Se in un primo momento le sospensioni erano state rinviate proprio per mancanza di personale, il tempo massimo per mettersi in regola ora è scaduto. Chi ha deciso di non vaccinarsi, spiegano i rappresentanti della categoria, rischia di mettere ancora più a dura prova un sistema sanitario già vicino al punto di rottura.